In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fedeli, oggi continuiamo il discorso sul sacrificio di Cristo e sul sacrificio della Santa Messa. La volta scorsa abbiamo parlato dei sacrifici antichi presso i pagani e presso gli ebrei. Abbiamo detto quali caratteristiche devono avere. Però più volte ho ripetuto questa frase, che le offerte che gli uomini, l'umanità offriva a Dio, alla divinità, erano sempre offerte molto limitate rispetto a Dio stesso, in quanto Dio è l'essere supremo infinitamente più grande delle persone. Perciò anche in Israele c'erano delle norme molto rigide per quanto riguarda le offerte. Per esempio, il confronto tra le offerte di Abele e quelle di Caino, già questo ci dice molte cose. Le offerte dovevano essere le primizie soprattutto e i migliori esemplari, per esempio del gregge. E il libro del Levitico anche elenca una serie di regole per quanto riguarda la salute delle vittime stesse, che non dovevano presentare nessuna traccia di malattia, e anche dall'aspetto esteriore non dovevano avere imperfezioni. Ma per quanto si pensasse a qualcosa da offrire al Signore, sempre si incorreva in questo problema: non siamo all'altezza di offrire una vittima che abbia un valore adeguato. Questo è il primo problema che l'umanità incontra nel tentativo di offrire qualcosa alla divinità. Il secondo problema, invece, più grave ancora, è quello della indegnità profonda dell'umanità, specialmente dopo la caduta di Adamo ed Eva e il precipizio nel peccato, e soprattutto a causa del peccato originale e di quello che è venuto dopo, l'umanità non è sufficientemente degna di presentarsi davanti al Signore con delle offerte. Ecco, il peccato di Adamo è stato un peccato di orgoglio, di superbia, di disobbedienza. Ha voluto tentare in quel momento, lui ed Eva hanno voluto tentare la scalata al cielo, e non si sono accorti che invece, semplicemente obbedendo e pazientando in questa obbedienza, avrebbero ottenuto comunque quello che loro speravano di avere. Purtroppo, col peccato originale, non solo Adamo ed Eva persero la figliolanza adottiva, e la vita divina, ma purtroppo comunicarono questa triste realtà anche alle generazioni successive, fino alla nostra e per i secoli. Quindi il disastro fu enorme, fu grandissimo, fu di una portata veramente grandissima, e ne portiamo ancora le conseguenze. Col passare delle generazioni, da Adamo ed Eva in avanti, l'umanità si dimenticò di questo inizio disastroso, dell'atto per cui era caduta così in basso nella dignità. E precipitava sempre più, non solo perché si era dimenticata di che cosa era successo, ma perché il peccato originale rendeva sempre più scivoloso il cammino dell'umanità. Quindi a peccato si aggiungeva altro peccato, a ribellione, altra ribellione, e così via, sempre di più. Figuriamoci, ecco, offrire qualcosa ai tempi, ecco, appena prima della venuta di Cristo in terra, offrire un sacrificio a Dio, se poteva essere in qualche modo gradito. Ecco, non poteva essere sufficientemente gradito, e neppure poteva servire a un progresso spirituale. Veramente così stavano le cose. Il primo problema quindi è quello del valore delle vittime, che non è sufficiente.
Il secondo problema è quella della indegnità di coloro che offrono. E questo secondo problema è maggiore, perché per quanto riguarda il valore delle vittime, Dio si accontenta di quello che possiamo dare. Per quanto riguarda invece la dignità di chi offre rispetto a Dio, questo è un problema, era un problema irrisolvibile. Se non che a un certo punto Dio ha pensato, per la sua grande bontà, di offrire all'umanità una seconda possibilità di ripresa, mandando appunto suo figlio sulla terra. Ecco, fu proprio il progetto di mandare il figlio sulla terra a incarnarsi e a morire sulla croce, fu proprio questo che diede la possibilità all'uomo di riprendersi e di redimersi, altrimenti quei sacrifici non potevano essere né efficaci né veramente graditi a lui. Vediamo, parliamo allora di questo, del figlio di Dio, ecco, della venuta del figlio di Dio, di Gesù Cristo, il quale ha questi vantaggi. Gesù Cristo, uomo e Dio. Ha il vantaggio innanzitutto di essere un vero uomo. Pertanto, un sacrificio offerto da lui sarebbe partito finalmente dall'umanità stessa. Quindi ha il vantaggio che Gesù è vero uomo, quindi è l'umanità che offre a Dio in Gesù Cristo. Poi ha il vantaggio di essere un uomo estraneo al peccato. Infatti Gesù è innocente, è santo, è perfetto, quindi non ha peccato e quindi è perfettamente degno di presentarsi davanti al Padre. Poi, essendo veramente Dio, ecco, con la sua divinità, in questo caso diventa il vero sacerdote perché è il ponte, il mediatore perfetto che occorreva tra la nostra umanità e la divinità. Finalmente un sacrificio di valore infinito, perché la vittima è lui stesso, quindi ha un valore infinito e perfettamente degno perché è anche Dio, quindi è efficace perché è il mediatore perfetto tra l'umanità e Dio, essendo nello stesso tempo vero uomo e vero Dio. Per il momento ci fermiamo a questo punto. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria, in nomine Patris et Filii e Spiritus Sancti. Amen.